Con questo video tutorial vediamo come utilizzare un nuovo plugin, che è il plugin che consente di gestire le mappe Google nel nostro sito attraverso il plugin MapPress. Vediamo un po' come funziona. Beh, come funziona lo vediamo in realtà nel sito modello. Se io clicco in corrispondenza della pagina dove siamo, e vedete che accedo a una breve descrizione che rimanda a un sito, che è il sito dell'istituto comprensivo Giate Comasco, dove il plugin è attivo, con peraltro possibilità di più visualizzazioni sia come mappa che come satellite. Vedete? C'è anche poi la possibilità di mettere anche il cosiddetto Street View, insomma ci sono tutta una serie di opzioni tipiche di Google. Cliccando poi in corrispondenza della nostra posizionamento della scuola e cliccando su percorsi è possibile poi far fare al sistema un percorso proprio stradale per arrivare dalla sede in cui noi ci troviamo alla sede della scuola, sia attraverso la macchina che a piedi che in bicicletta. Poi, in maniera molto corretta, la collega Franca ha inserito sotto anche una informazione testuale. Anche questa è un'attenzione dal punto di vista dell'accessibilità. Quando noi usiamo dei componenti aggiuntivi, che possono essere video, immagini o iframe di varia natura, è opportuno facilitare la gestione dell'informazione con delle informazioni a corredo. Se si tratta di video, buona è l'idea di sottotitolarli o di mettere a fianco una sintesi di quello che viene detto nel video stesso, questo a favore dei cittadini sordi. Se invece si tratta di altre componenti o immagini o altro, è opportuno dare una descrizione testuale. In questo caso è opportuno inserire due o tre informazioni scritte per raggiungere la sede della scuola attraverso vari mezzi, che potrebbero essere mezzi pubblici piuttosto che il treno, piuttosto che la macchina personale. Bene, vediamo un po' allora come mettere questa mappa all'interno del nostro sito. Per fare questo ci spostiamo ancora nel nostro pannello di amministrazione e dobbiamo andare a cercare un nuovo plugin. Questo plugin si chiama MapPress, adesso non ricordo bene se con due P o una, ma penso due. Vedete, MapPress is Google Maps, anch'esso ha un buon punteggio. Lo installiamo. Siete davvero sicuri? Certo che lo si è. Ormai è anch'esso un plugin più che collaudato e lo attiviamo. Una volta che è attivato il plugin, nelle nostre pagine e nei nostri post o articoli viene visualizzato in automatico uno spazio a disposizione, un boxettino proprio per inserire la mappa del luogo che noi vogliamo indicare come diciamo, posizionamento geografico. Ha anch'esso delle possibilità di configurazione che vedete qua. Tra l'altro questa versione che noi scarichiamo è la versione gratuita. Adesso c'è un momento un po' di rallentamento di connessione, per cui questo mi invita un po' a chiacchierare. E invece c'è poi una versione più completa ancora che invece è a pagamento. Vedete qua c'è la possibilità di individuare tutti gli elementi aggiuntivi. In questa nuova versione peraltro riconosce automaticamente la lingua, per cui è già tutto in italiano, e insomma vedete poi la possibilità vostra, no, di andare ad arricchirlo di tanti altri funzionalità, tra l'altro anche una pulsante ad esempio per le condizioni del traffico in tempo reale. Bene, andiamo adesso a inserirlo e lo inseriamo all'interno della pagina dove siamo. Qui noi siamo in via Ripamonti 85, mettiamo, ci riportiamo magari questi due elementi, edit, e andiamo a modificare la nostra pagina.
qui magari ce lo riscriviamo e andiamo a scrivere come raggiungerci, oppure anzi mettiamo direttamente mappa della sede. Adesso poi la formulazione linguistica, ecco qui ho mangiato un pezzo di parola, mi viene d'aiuto il, vedete, il pulsante annulla. Bene, in questo qua lo andiamo allora però a marcare come testata 3. Già in altra occasione abbiamo detto che se noi mettiamo dei titoli interni al nostro spazio di editing, partiamo sempre dal livello 3, perché il livello 1 è quello del nome della scuola, nome del sito, il livello 2 è il nome della pagina, in questo caso dove siamo, e noi partiamo dal 3 in giù. E andiamo a vedere se c'è da qualche parte, eccolo qua, questo nuovo box Mac Press che è nato proprio, si è stato inserito grazie all'attivazione del plugin. Facciamo clic per estendere la visualizzazione, era già estesa, mappe in uso non ce n'è nessuna, nuova mappa. Bene, aggiungiamo il luogo è, facciamo finta che sia questo adesso, no, via, questa è attualmente la sede dell'ufficio scolastico regionale, via Ripamonte 85 Milano. Ok, l'aggiungiamo in modo che automaticamente venga visualizzata, vedete, esattamente qua. Qui possiamo modificare anche il tipo di scrittura, mi piace che via Giuseppe Ripamonti non sia scritto in alto ma sia qua, e qua mettiamo la nostra scuola, non so, IC scuola, facciamo finta, scuola aperta sul web, la scuola di porta aperta sul web. Salva. Ecco, così viene anche segnalata in modo più preciso. E gli diamo un nome, qua possiamo chiamarla sede centrale, IC scuola aperta, così poi dopo, nel caso avessimo degli altri plessi, la riconosciamo. Salva. Perfetto, vedete che adesso è qua pronta e dobbiamo soltanto inserirla. Posizioniamo il mouse appena sotto mappa della sede, vedete che nel momento in cui il mouse è sopra sede centrale, inserisci nell'articolo. Lui automaticamente assegna un ID, cioè un numero identificativo unico alla nostra mappa, e questo consente al sistema poi di avere tutte le informazioni per poterla visualizzare. Poi sotto mettiamo un bel come raggiungerci, che è quella parte di informazione aggiuntiva testuale alla mappa stessa, anch'esso lo marchiamo perché non è un paragrafo, vedete che non c'è un verbo, no? Ma è proprio un titolo di livello 3 perché fratello di mappa della sede, e qua diciamo, non so, in treno, e qua metteremo descrizione, nel senso che poi andremo a scrivere come si arriva, e se è in treno, che è in auto, oppure con i mezzi pubblici. Ecco, e qua metteremo la sua descrizione. Scrizione saranno parole, no? Potrebbe essere pure un elenco puntato, prendi questo, poi cambia, poi percorri 10 minuti di strada a piedi, però e quindi sono queste frasi, e quindi saranno marcate come paragrafi. In treno, in auto, con i mezzi pubblici invece sono titoli, ma di che livello sono? Non sono fratelli di come raggiungerci, perché sono a livello più basso, ma sono figli. E quindi se come raggiungerci di livello 3, in treno metteremo che testata 4, cioè livello 4, in alto metteremo testata 4, e con i mezzi pubblici pure metteremo testata 4. Adesso aggiorniamo, fatta un po' in fretta e furia, questa pagina si poteva fare decisamente meglio, ma andiamo a vederla. Visualizza pagina, ecco, vedete che la nostra pagina qua è inserita, e qui noi abbiamo modo poi di giostrarci internamente con le funzioni tipiche di WordPress, sia
mostrandola sotto forma di mappa, che sotto forma di satellite, quindi come fosse una fotografia, con quella grande funzionalità aggiuntiva molto utile che ci consente, cliccando che sono dentro di percorsi, di arrivare da qualsiasi luogo. Poniamo che veniamo da Como e vogliamo arrivare in via Ripamonti 85. Come si fa? Ottieni i percorsi, vedete, no? Qui c'è la mappa che mi consente di mostrare il percorso geografico da Como a Milano con tutte le indicazioni utili tipiche da Google Maps, no? Compreso proprio la descrizione, proprio diciamo strada per strada, del percorso da compiere.